Bentornato. Oggi è domenica, 13 marzo 2022. Organizziamo una festa con la tua famiglia e i tuoi cari per prendere energie per una settimana. E quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Capricorno. Luna Musona, Sole amichevole. Giornata difficile per le femminucce oggi, passata la festa della donna si torna al solito trend. Con la luna all'opposizione poi il malumore si fa strada aumentando di ora in ora lungo l'arco della giornata. Diversamente va per i maschietti, che anzi col trascorrere del tempo acquistano forza e serenità, a garantirglieli il sole e Giove abbracciati in sé stile. Par condicio solo da Urano, armonico a entrambi, se la freccia di Cupido decide di attraversarvi il cuore proprio oggi non ci saranno né vinti né vincitori, soltanto innamorati. Qualche capriccio da parte dei vostri figli, piccolini o già grandicelli pretendono la luna, quella che appunto non siete in grado di dar loro. Ma il vostro affetto, la cura che mettete nella loro educazione, vale molto di più, siete ottimi pedagoghi e poiché credete nell'importanza della cultura, della giustizia, della pace, trasmettete loro valori autentici. La coppia vede maturare soprattutto il partner maschile, un uomo maturo nell'età aiuterà la coppia in modo concreto. Un uomo, impegnato, serio, vi aiuterà non poco a trovare la strada giusta. Incontri nuovi e incoraggianti per i single che troveranno nuovi amici dai quali potranno nascere flirt e relazioni di coppia, ma bisognerà stare attenti a rispettare parenti e genitori e a capire se per caso non sono già impegnati. Oggi vi sentirete in colpa senza una vera e specifica ragione, non contate particolarmente in giornata su amici e conoscenti per capire se siete nel torto o nella ragione. Provate a cambiare aria e farvi qualche amicizia nuova o a valorizzarne qualcuna eliminando quelle che vi sembrano opache e interessate. Organizzate qualcosa per questo weekend che non sia una cosa trita e ritrita e a cui siete abituati. Novità per studio e lavoro. Bel giorno. Emozioni insolite. Una vecchia fiamma tornerà ad ardere. Al lavoro sarai molto impegnato. Sarai attivo e bravo. Tieni sotto controllo la salute. Sarai attivo e allegro. Giovamenti per quanto riguarda casa e famiglia. Tanto affetto intorno. Una possibile vincita al gioco. Segui l'intuito. Le persone che vi circondano potrebbero non essere vostri nemici, spesso, anche se stanno dalla vostra parte, non sono schierati e questo vi potrebbe far pensare che vi vengono contro. Ma non è così. Almeno non per tutte. Meglio cautelarsi per gli appuntamenti della giornata arrivando per tempo e, possibilmente, in anticipo. Fate in modo da organizzare un fine settimana di relax e senza stress, magari in compagnia di amici sinceri. Mettete da parte ogni risentimento e rancore e se vi verrà offerta la possibilità di un chiarimento non siate polemici. Cercate piuttosto di ottenere il massimo, soprattutto ascoltando. Quello che seminerete oggi raccoglierete presto, quindi seminate bene e spargete intorno a voi tanta buona energia. Giornata piena di entusiasmo e di vitalità, cercate di riposare poi che ne avete bisogno. Vi sentirete iperattivi e con tanta voglia di fare. Se darete ascolto alle vostre ambizioni in questa giornata, potreste anche spendere tutte le vostre energie inutilmente, non riuscendo a cavare un ragno dal buco. Non è il momento per comprare qualcosa usando i soldi di qualcun altro. Pochi riusciranno a comprendere il vostro stato d'animo oggi e questo sarà a causa di una certa frustrazione. Incomprensioni in amore, non turbatevi più di tanto. Partita celeste dei transiti che vi stimola ad agire, a muovervi, ad osare. La luna, corpo celeste che identifica il moto e lo scorrimento giornaliero della vita, cambiando di segno ogni 2-3 giorni. Si trova oggi nel contrario per voi segno del cancro e vi stimola a prendere decisioni in famiglia, intervenire, con garbo, gentilezza, rispetto delle esigenze del prossimo. Luna all'opposizione, capricciosa come sempre, soprattutto in cancro, dove è fortissima in domicilio, vale a dire a casa propria. Dunque è lei oggi, nei panni del partner, che comanda voi e non viceversa. Non potete far altro che obbedire buoni buoni dandole credito e retta, dopo tutto ha ragione.
a farvi buon gioco anche il trigono di Urano, in segno di terra come il vostro, il giusto mix per amalgamare il passato, la vostra dimensione ideale, e il futuro, che vi aspetta e un po' vi preoccupa. Non oggi, grazie alla protezione garantita dalla coppia Sole Giove in sestile, conoscere, comunicare, stringere alleanze fa bene a tutti quanti. Peccato che i capoccia non lo comprendano. Amore ed Eros. Partner innamoratissimo, forse esagerato nelle sue manifestazioni, che a tratti vi appaiono zuccherose. Invece no, il suo attaccamento è autentico, specie se in passato un'antipatica delusione ha scombinato la sua. Felici alla seconda esperienza, il difficile sarà amalgamare i rispettivi gruppi familiari nella famiglia allargata. Figli inizialmente ribelli, ma con la dolcezza si domano anche i tigrotti. Trovare un compromesso che riesca ad accontentare sia voi che il partner è il modo migliore per preservare, laddove ci teniate, ogni tipo di rapporto. Non vale la pena accanirsi per cose futili. Influssi molto potenti da parte di Saturno e Urano che sono stabilmente insediati in segni amici, vi promettono esaltanti conquiste amorose, ottenute con l'attenta tattica, la strategia, in certi casi anche una perfetta opera di programmazione. Specie se siete nati nella seconda e nella terza decade, vi trovate a gestire il vostro successo in ambito amoroso, dovendo anche mettervi nella condizione di fare una scelta. Se siete nati invece nella seconda decade, anche Giove vi sostiene dal segno buon amico dei pesci, apportandovi una discreta fortuna. Prima di lanciarvi in troppo ambiziose conquiste sentimentali, tuttavia riflettete. E tanto. Lavoro e denaro? Un affare scivoloso si conclude felicemente grazie alla vostra dialettica e alla vostra aria seria e convincente. Cauti in fase di acquisti, soprattutto online, le cose volete toccarle, osservarle, rigirarvele tra le mani e solo allora, quando sarete certi dell'ottima conservazione e dell'aspetto gradevole direte di sì, mettendo mano al portafoglio. Cercate di essere molto concreti e di non guardate in faccia a nessuno quando si tratta di lavoro. Le vostre abilità dovranno essere sfruttate al massimo se volete ricavarne davvero qualcosa di interessante. Siete entrati nelle grazie dei capi che vi stimano e vi vogliono coinvolgere in iniziative sempre più impegnative, ma che promettono anche alla vostra carriera, queste stesse iniziative, di procedere spedita, di volare in alto, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 10 di gennaio. Benessere. Sistema ormonale da tenere sotto controllo, la tensione sotterranea comincia a crearvi problemi, primo fra tutti l'insonnia. Inutile contare le pecorelle, non si usa più, provate con un romanzo storico, magari crollerete già a pagina 3. Le vostre energie sono al top. Siete belli e in forma e gli altri lo vedono. Basta agli eccessi alimentari. Consigliata per chi soffre di disturbi digestivi, l'adozione di una sana dieta vegetariana. Per lei, odore di cornetti, e non profumo, perché non si parla di quelli del bar ma di tutt'altro genere, fortunatamente solo vostre fantasie, lui vi sta attaccato come una cozza. Per lui, figli, pupille dei vostri occhi, naturale. Nelle antiche lingue semitiche la pupilla e l'anima sono la stessa cosa. Se soltanto la vostra lei non si impicciasse continuamente dei vostri metodi educativi, dandovi contro per partito preso. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.